Fare i conti con l'ambiente, 2014, Antonio Castagna, che è un gradito ritorno, sei stato qua con noi lo scorso anno a presentare Tutto in Monnezza, tra l'altro seconda ristampa, vediamo, sì. È giusto, è corretto. Sì. Ecco, volevo chiederti, qui a Ravenna ci sono tantissimi filoni, tantissime linee, percorsi paralleli, tu hai visto qualcosa di interessante, qualcosa che ti ha colpito in queste giornate ravennati? Sì, comincio dalla giornata di oggi. Era un lab meeting su passi avanti e passi indietro nella questione dei rifiuti. L'ho trovato interessantissimo perché aveva una commistione di linguaggi molto ampia, quindi si parlava dalle questioni giuridiche alle questioni tecniche di gestione, alle questioni legate alla raccolta, all'impiantistica, al riuso. E tutto dava un panorama estremamente ricco, anche estremamente competente. E il pensiero che abbiamo fatto uscendo dalla giornata è stato: ma guarda un po', abbiamo una serie di elementi, di conoscenze, anche di pratiche estremamente avanzati, belli, che ci consentirebbero di essere un punto di riferimento in Europa, e poi ogni tanto ci incagliamo in cose, ritardi con le leggi, intoppi, leggi contraddittorie, pratiche che funzionano da una parte e non vengono applicate da un'altra, quindi un sistema estremamente frammentario. Certo. Ascolta, dopo Tutto in Monnezza, qual è il tuo prossimo progetto e cosa stai facendo adesso in questo momento? Io sto lavorando ancora come consulente in provincia di Trento, non per la provincia ma per un'area ristretta, dove stiamo cercando di costruire un rapporto con i cittadini basato sull'attivazione dei cittadini. Quindi coerentemente col libro invertiamo un po' il processo e quindi chiediamo per esempio alle scuole di creare dei gruppi di progetto dedicati al risparmio di materia, energia e acqua. Se sono validi, le municipalizzate ci mettono i soldi. Ok, ok. E grazie. Poi sto continuando a ragionare sulla questione dei rifiuti, in particolare sul tema del riuso, ma queste sono cose che hanno necessità di evolvere un po' nel tempo. Sono in incubazione. Sì. Grazie. Grazie Antonio Castagna qui a fare i conti con l'ambiente. Grazie a te.